Carissimi amici, siamo arrivati alla lettera D dell'alfabeto di Padre Ottavio. D come danza. Padre Ottavio, la parola danza la ripete spesso. Perché? Sì, perché bisogna imparare nella vita a danzare, no? La vita. Ma poi la danza, quando ci penso, mi capita di vedere, anche in televisione, no? Vedo sempre io non sono capace a danzare, posso danzare col cuore, con la mente, no? Gioire perché vedo danzare. Danzare vuol dire che l'uomo vuole, almeno il significato che suggerisce alla mia mente, al mio cuore, al mio corpo anche, no? Una relazione con Dio, come dire grazie Signore per il dono della vita. E come lo esprimi? Perché le parole col Signore, sì, però le nostre parole sono sempre piuttosto poverite, no? Un po' scarse. Invece la danza prende tutto noi, se poi se qualcuno sa cantare, danza e canta insieme. Allora penso sia la maniera più semplice, più bella, più intensa. Coinvolgente. Coinvolgente per dire Signore, grazie Signore per il dono della vita, no? E quindi la danza, che prende tutto noi stessi, tocca anche l'anima. Non è semplicemente una danza così. No, è una parola grandissima con tutto noi stessi che noi diciamo a Dio, se vogliamo. Lo diciamo anche agli amici, no? Alla festa, a quello che è la vita, no? Così. E questo penso sia molto... Io non so danzare, non so ballare, diciamo così, non mi capita, però... La bevo, la sento. Ritorna questa parola molto anche nelle tue poesie. Di tanto in tanto tu esprimi questo termine. E poi un ricordo bello, forse nei 50 anni della tua consacrazione, che c'era un corpo di ballo uscito dalla chiesa di Cussanio e tu eri goduto a vedere queste ballerine che arrivavano da Napoli. Cioè la danza ti attrae. No, la danza per me è un linguaggio intenso che coinvolge tutto il corpo, la bellezza di ogni persona nella sua intensità, nella sua alto, piccolo, grande, quello che può essere, no? Ma che rivela, perché poi quando si danza anche il volto partecipa, lo sguardo partecipa e quindi è l'anima che risveglia tutto quello che è il dono del corpo e lo dona, lo regala, no? A chi è lì attento. E logicamente è un grande regalo a colui che ci ha dato la vita, no? Anche se tante volte noi non ne abbiamo coscienza, no? di pregare e di dire, ma la danza è una maniera di pregare veramente, no? Come cullare un bambino. Lo leggevo l'altro giorno, no, di un amico che hanno una famiglia che ha avuto questo piccolino, mi ha mandato la foto, così ce l'hanno lì in braccio. Ma questa è una danza alla vita stupenda, no? Allora, non è solo le parole che abbiamo imparato a memoria, il Padre nostro, Ave Maria, il Gloria, no? Ma la nostra vita è preghiera anche, se noi la siamo... La sappiamo illuminare, la sappiamo riconoscere e la sappiamo amare, questo sì. Allora questo è un bellissimo invito per tutti noi. Che frase, che invito, con che frase concluderesti? Ma impariamo a danzare alla vita, con la vita. Impariamo a danzare alla vita con la nostra vita. Grazie Padre Ottavio. Prego.